Oggi ho voluto ricordare che Luca Coscioni fu eletto proprio in un congresso online e abbiamo dovuto tenere un congresso online per garantire la regolarità statutaria e per garantire la partecipazione di tanti iscritti da ogni parte d'Italia. Abbiamo presentato con Marco una mozione che parte da lontano sui temi da affrontare e sui temi che riguardano il presente e le sfide future, dalla ricerca, dalla libertà di ricerca scientifica all'affermazione di diritti fondamentali di cui ancora nel nostro paese dobbiamo invece andare nei tribunali e chiedere leggi. E in ultimo, dalla mia relazione del 25 introduttiva di questo congresso, oggi noi siamo qui in presenza, però vi sono stati 10 webinar tematici che hanno contribuito a costruire questa mozione che ci prepara ad un anno intenso di attività. E nel frattempo però il PM di Massa ha presentato appello alla sentenza di assoluzione a Marco Cappato e a Mina Welby. E noi siamo pronti ad affrontare tutte le eccezioni che il PM ha voluto produrre per difendere quella sentenza e per creare giurisprudenza che entri anche nelle aule del Parlamento per leggi più forti. È ripreso il dibattito in Parlamento per una legge in materia di fine vita e di scelte di fine vita. Ci aspettiamo che la legge di iniziativa popolare sia inclusa all'interno della legge, anche del dibattito che stanno facendo per una legge in materia, e che sia discussa. Ad oggi ci sono 136.000 firme di persone che hanno firmato, ma questo tema che ci ha portato ad una sentenza storica della Corte Costituzionale oggi va affrontato ancora di più per difendere anche quella sentenza, perché vi sono ASL e oggi ho reso noto che un'azienda sanitaria locale del Servizio Sanitario Nazionale ha inteso disconoscere quella sentenza comunicando un diniego ad un malato che in virtù di quella sentenza della Corte Costituzionale chiedeva di poter accedere legalmente nel nostro paese al suicidio assistito. Ci aspetta un anno intenso, non soltanto per quello che riguarda le leggi in materia di fine vita, ma dall'inizio della vita, in ogni fase, affinché momenti di fragilità non costituiscano momenti di ulteriori difficoltà, perché parliamo anche di assistenza, di nomenclatore tariffario, di riforme che vi devono essere e di una riforma del sistema sanitario che di fatto ha mostrato tutte le fragilità durante questa pandemia, di una pandemia che è ancora in corso e che dobbiamo affrontare con responsabilità, chiedendo al legislatore, che ha già vissuto una situazione del genere, di informarci in modo diverso, di renderci partecipi, in modo che si possa collaborare affinché non si ritorni al lockdown della scorsa primavera. I temi sono tanti, la mozione è pubblicata sul sito dell'Associazione Luca Coscioni, sono in corso le votazioni. Io mi sono ricandidata e ho ricandidato l'intera squadra. Abbiamo ancora tanto lavoro e le ultime testimonianze di questa sera ci mostrano che dal corpo del malato al cuore della politica è una strada che percorriamo attraversando a volte anche i tribunali, ma per affermare i diritti fondamentali della persona, dell'uomo. L'introduzione oggi di Cesare Romano, del professor Cesare Romano, ha evidenziato quanto il diritto alla scienza entri concretamente nelle maglie dei diritti fondamentali di ognuno di noi, e il nostro lavoro ha contribuito anche a codificarlo in modo più significativo anche all'interno degli stessi atti delle Nazioni Unite.